ecco, se pensate che uno dei portali laterali è finito al vostro cimitero, la cappella del cimitero, che è stata fatta credo negli anni 20, negli anni 30, conserva un portalino ogivale a punta come quello, che viene da questa chiesa. Ovviamente, siccome serviva una porticina più piccola, hanno levato due pietre, lo hanno fatto un poco più basso, però perlomeno, ecco, al cimitero si conserva una traccia consistente della chiesa di San Nicola. Questo è il campanile. Oh, San Nicola che fine ha fatto? Qui dentro ci doveva essere una statua di San Nicola. Probabilmente la piccola statua di San Nicola che era qui dentro è finita nella chiesa di San Salvatore. San Salvatore è un altro monumento importantissimo, ridotto malissimo, c'è un tetto che fa piangere per come è ridotto, andrebbe restaurato nel vero senso della parola, ma soprattutto andrebbe capito il significato di un edificio che non è semplicemente un edificio, il luogo delle sepolture, il luogo dove tantissimi di Castropignano si sono fatti seppellire. Non tutti si potevano far seppellire nella cosiddetta chiesa palatina, quella che era riservata alle persone importanti, che era nel palazzo, quello che i cittadini chiamavano palazzo, ma che era il castello. Quindi anche San Salvatore è una di quelle chiese che serve a risolvere il problema della conservazione delle ossa, e San Nicola trasmigra da questa chiesa, finisce nella... è un San Nicola piccolino, molto bello, che ha gli attributi che normalmente vengono dati a San Nicola, il libro con le tre palle, che poi San Nicola è il santo dei bambini, insieme a San Biagio sono i due santi di riferimento, uno perché aveva salvato il bambino che aveva ingoiato una spina di pesce, e San Nicola perché salva il bambino dal mare pigliandolo per i capelli, ma soprattutto San Nicola diventerà famoso in America all'inizio del Novecento perché l'immagine di San Nicola verrà rubata dalla Coca-Cola e diventa Babbo Natale. Ecco, San Nicola, lo vedete vestito di rosso, no? È una trasformazione del vestito del vescovo, ma abilmente i venditori di Coca-Cola avevano preso dalla tradizione Santa Claus, San Nicolaus, San Nicola, dalla tradizione tipicamente mediterranea, un fatto particolare che si racconta, ma tra l'altro inventato da un italiano, diremmo, da Jacopo da Varaggine, che aveva inventato, forse l'aveva sentito in qualche chiesa questo racconto, di un padre cattivo che aveva tre figlie femmine e non aveva soldi, per cui non potendo costituire la dote per le tre figlie aveva deciso di avviarla alla prostituzione. San Nicola viene a sapere di questo fatto di notte, dal tetto della casa lancia nel camino di questo signore tre monete d'oro, per cui lui la mattina le trova, le prende e con le tre monete costituisce la famosa dote per le tre figlie che non vengono così avviate alla prostituzione. Ecco, questo gesto di buttare le monete dal camino è stato poi recuperato dalla moderna civiltà e noi siamo assaliti dai Babbi Natali che scendono dal camino, ma non è altro che la... Ecco, qui a Castropignano già la sapevano questa storia mille più anni fa. Ecco, e qui rimane questo bellissimo santo che racconta ancora, per chi vuole farsela raccontare, questa storia bellissima. E qui il portale straordinario, sembra un vero e proprio ricamo, ma non mi attardo oltre perché ci sono tantissime cose da vedere, la presenza dei gigli che attestano la presenza angiolina, ecco queste figure che andrebbero studiate, l'interno della chiesa ridotto piuttosto male, che però conserva delle opere straordinarie come questa acquasantiera smontata e rimontata nel 600, che diventa importante. Ecco, qui l'amministrazione comunale, l'università di Castropignano smonta un'acquasantiera pur di poter mettere lo stemma del paese al di sotto di essa. Questa colonna in effetti stava infilata nella vera acquasantiera che poi vedremo, e fanno una base triangolare sulla quale mettono lo stemma di Castropignano, CP delle tre torri rappresentate, quindi è una ricomposizione, in alto la vasca nella quale appare una rosetta cosiddetta abbottonata,
che vediamo spesso ripetersi negli stemmi dei deboli o perlomeno nelle modifiche degli stemmi di deboli, ne vedremo qualcuna più avanti. Cioè tutte queste cose, no, che noi vediamo con molta superficialità, in effetti sono frutto di complicatissimi ragionamenti e frutto della necessità di lasciare comunque una traccia che allora era in qualche modo orale, nel senso che veniva spiegata, e che oggi invece dobbiamo con molta fatica cercare di recuperare. Qui la vedete inclinata, ma comunque la colonna era qui sotto, c'è un pezzo di un'epigrafe che andrebbe studiata, ce n'è un'altra più avanti, con Bruno abbiamo cercato, ma credo che ecco, valga la pena che qualche studente di un po' di fotografie storte da quello che sto capendo, ma comunque vabbè, non mi manca l'immaginazione, abbassate un po' la testa. Ecco questa bellissima Madonna della che è conservata sull'altare maggiore, che viene, poi abbiamo il massimo esperto, viene attribuita al Colombo da qualcuno. A fianco sicuramente invece le statue laterali sono di Labbate, Emilio Labbate, che è un allievo del Colombo. Qui i grandi artisti che lavorano nel nostro territorio sono di Zinno a Campobasso, il Colombo e Labbate nell'Ottocento. Labbate che non solo faceva statue ma le restaurava, qui andrò avanti con le immagini piegate, San Giuseppe, e c'è questa bellissima immagine, Gabriele deve per la dritta, questa immagine di una santa mai esistita, Santa Filomena, che invece poi acquisterà un'importanza notevolissima nella tradizione molisana. Santa Filomena è una delle sante più venerate, poi si è scoperto qualche anno fa, ho scoperto la Chiesa, che era stata letta male una lapide di una romana dove c'era scritto Fit Lumen, fu letta Fi Lumen, e quindi da lì si è desunto che quelle ossa fossero di Santa Filomena, e ha fatto pure dei miracoli. A noi fa piacere che abbia fatto queste cose, ma soprattutto che abbia lasciato delle opere d'arte. Sant'Elena Sannita è ricchissima di immagini di Santa Filomena, e Santa Filomena è rappresentata con l'ancora, con la freccia del martirio e la palma del martirio in mano. Ecco, Gabriele, mi sa che deve essere qua. Questa è sicuramente di Emilio Labbate, perché è firmata in basso. Come vedete, queste immagini straordinarie sono volti molisani. Noi abbiamo la fortuna di aver avuto degli artisti nel nostro Molise che hanno rappresentato i molisani, cosa che non si fa più, adesso siamo diventati tutti internazionali. Però le immagini delle nostre Madonne sono bellissime contadine rappresentate da questi artisti che le hanno trasfigurate fino a far prendere. Ecco, qui c'è la firma, un'altra fortuna che abbiamo nel nostro territorio, che molte delle opere sono firmate, quindi abbiamo la possibilità di capire perlomeno chi le abbia fatte e di poterle datare. È un'altra restaurata da Dante Gentile, che è qui presente, una bellissima crocifissione dove peraltro appaiono dei personaggi noti nel campo artistico, c'è la Madonna dolente, San Giovanni a destra, ma soprattutto una bellissima immagine della Maddalena, che ha una sorta di bottiglia di vetro, la bottiglia degli unguenti, il vaso degli unguenti, e bellissimi sono questi tre angeli che con le coppe raccolgono il sangue di Cristo. È un'opera firmata da un Petti, che realizza l'opera nel 1706, ci dovrebbe essere, ecco, la data che viene dopo, se legge male, ma comunque qui. Un'altra cosa particolare che in qualche modo fa capire come spesso non si hanno i soldi per poter fare tutto all'interno delle chiese. Si ritrova a Bagnoli del Trigno, ma è presente anche qui, il Cristo con le braccia che si possono muovere. Sotto l'altare maggiore di San Salvatore è posto un Cristo che sembra un Cristo morto, allungato, però se lo guardate con attenzione, così lo vedete, ma con attenzione vi accorgete che le braccia sono state piegate. Qui so che a Castropignano
anticamente, non so se ancora si fa questo tipo di cerimonia, cioè Cristo viene portato, messo in croce e poi schiodato, che è una operazione che si fa da molte parti, viene schiodato e portato per la processione del Cristo morto. Quindi si usa una sola statua per fare l'uno e l'altro, ma soprattutto quella statua acquista una sorta di vitalità proprio per il fatto che può muoversi, può essere adattata all'esigenza. Ecco, c'è questo bellissimo organo, Carmelo, che è il custode della chiesa, il vero custode, per poco non mi ammazzava perché ho provato ad aprire la porta, la porticina della pedaliera e mi è rimasta in mano. È ridotto in una maniera incredibile, eppure un organo bellissimo, un organo con i mantici, è tutto lì, deve essere solo restaurato, ma soprattutto ha queste due bellissime porte laterali, e lì ho litigato un poco con Carmelo sull'interpretazione dei due arcangeli che sono rappresentati. Quello a destra ha convenuto anche Carmelo che si trattasse di San Michele Arcangelo, si vede il diavolo, il Lucifero in basso, quindi nessuna questione. Invece il problema è nato sull'altro angelo, però ho ragione io, ve lo assicuro. Si tratta di San Raffaele Contobbiolo. Carmelo poneva una questione seria, perché no, quello è l'angelo custode, perché porta un bambino a fianco. Dico questo perché è importante la iconografia, cioè, lì non c'è scritto che chi santo è, quale arcangelo è. In effetti molto spesso nella iconografia il bambino che si accompagna a San Raffaele ha un pesce in mano e racconta una storia complicatissima, però devo dire, ieri sera chi è stato a Agnone ne ha visto un esempio, molto spesso il bambino che sta insieme a San Raffaele non ha il pesce nelle mani, e lo vediamo spesso rappresentato a Benafri, in altre parti del nostro territorio, ma l'iconografia è ricchissima di questo esempio, quindi, e tra l'altro non si può immaginare che a destra vi sia un arcangelo importante come San Michele, a destra un angioletto custode che senza nome se ne è. Quindi i due santi arcangeli per eccellenza sono così rappresentati. E mi sposto alla chiesa che è ridotta malissimo, veramente c'è da rimanere sconvolti. Voi avete una delle chiese più belle del Molise. La bellezza non deriva dal fatto di essere grandiosa, di essere grandissima, a volte dal fatto di contenere degli elementi che sono peculiari, che non troviamo dall'altra parte. Una chiesa del 500, datata, di cui conosciamo il committente, è un fatto insolito. Purtroppo il portare all'esterno dall'idea che sia una bella chiesa benvenuta, si entra dentro e sta crollando tutto. La chiesa fu voluta da Vincenzo Devoli, il quale evidentemente per scontare le sue attività peccaminose decise di costruire un convento qui in genere così facevano, pensavano di risolvere problemi di altra natura dando soldi alla chiesa o facendo costruire conventi. Questa chiesa si caratterizza per avere due portali. Quello di destra è un portale rinascimentale perfetto, non possiamo assolutamente pensare che sia stato un lapicida di Castropignano a realizzare quest'opera. Ecco, queste architetture vengono dalle capitali, dove si concretizza il gusto architettonico dell'epoca, dove il Rinascimento prevale. Non vi descrivo questa parte del portale, che potete in qualsiasi momento vedere, andrò molto rapidamente con le immagini. Il portale laterale che immetteva al convento invece porta lo stemma che ricorda la famiglia dei Devoli, ed è uno stemma complicatissimo, perché si riesce a riconoscere sulla destra lo stemma, probabilmente poi bisogna vedere meglio, lo stemma dei Carafa, i Devoli in basso a sinistra con le tre rosette abbottonate a cui ho fatto cenno prima, ma soprattutto in alto c'è questa stranissima rappresentazione, sembra una papera, però è un cigno. È un cigno che fa riferimento a una famiglia che in qualche modo ha il nome che si riferisca al cigno, ma la particolarità è che al di sotto del becco del cigno vi sono due anelli uniti, quindi fa pensare a un matrimonio, sono
due fedi nuziali che si uniscono. Quindi è un riferimento a un matrimonio, a un qualche cosa che è avvenuto, e credo che sia giusto che si vada a scoprire, perché dietro questo matrimonio si nascondono una serie di altre rappresentazioni che evidentemente fanno dare a questo fatto particolare del matrimonio una importanza notevole. Avanti, adesso andiamo molto rapidamente. Qui vediamo l'interno, rapidamente ancora, ecco, solo per darvi un poco l'idea di come sono ridotti gli stupi. Qui sono 12 apostoli, tra l'altro è abbastanza difficile che gli apostoli siano rappresentati con tutti i simboli. Ecco, vedete qui l'ultimo a destra è Sant'Andrea, a sinistra è quello con lo squadro in mano, ci tengo a farlo sapere, è San Tommaso, che è il protettore degli architetti, per cui viene rappresentato con lo squadro in mano. Questo bellissimo stucco con l'Annunciazione è un altro interessante, è la deposizione di Cristo dalla croce, ma soprattutto è da vedere con attenzione il particolare tra la croce di sinistra e la croce centrale. Lo vediamo più avanti, molto probabilmente la veduta di Castropignano alla Porta d'Eboli, proprio come si sarebbe vista all'epoca in cui fu costruita, fu realizzata questa. Oggi ci sono delle case davanti, però se con un po' di fantasia immaginate la Porta d'Eboli e le chiese che sono nella parte posteriore, ecco, vediamo che l'ambientazione è stata fatta qui a Castropignano. Rapidamente, ecco, il ricordo, reminiscenze del passato classico, questo bellissimo San Giuseppe con San Carlo Borromeo, una bellissima rappresentazione della Madonna della Libera, avanti ancora, stemmi di ogni genere, andiamo avanti molto rapidamente. Ecco, tutto questo è contenuto all'interno della chiesa, questa bellissima crosandiera del Seicento in marmo colorato. È un'altra immagine complicata che diciamo quasi buttata, ma sacrestia fortunatamente tenuta bene con vari santi francescani, e questo bellissimo San Francesco di Paola. Poi mi fermo. San Francesco di Paola è un santo che diventa importantissimo soprattutto perché ha una capacità incredibile di fare miracoli, e qui è rappresentato non solo con questa statua, con il bastone, con la figura del Cristo del sole raggiato, ma fatto abbastanza insolito, sono raccontate tutte le storie di San Francesco di Paola. Ve ne faccio vedere solo alcune. Questa bellissima, lui si trovava a Reggio Calabria, non aveva il traghetto per andare in Sicilia, risolve il problema prendendo il suo mantello, gli dà una forma di barca, lui e il suo assistente si mettono sul mantello e attraversano lo stretto di Messina. Oppure questa è complicata. Oppure questa molto bella, San Francesco di Paola, si dice che andasse in giro con un agnello, sempre appresso, poi sarà diventata una pecora, ma un agnello che gli aveva salvato dalla fornace, perché nella fornace alcuni muratori avevano deciso di cuocere questo animale, e lui lo salva, se lo porta con sé, quindi per molto tempo sarà la sua compagnia. Ecco, qui salva. Io mi fermo qui perché ci sarà un'altra occasione per parlare.